Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Ho quasi azzeccato la postazione, credo che Princess non si vede. Ho un po' di mal di gola, quindi ce la potrò fare. Scusate, i miei capelli si vedete molto, molto, molto. Ma purtroppo devo farci qualcosa. Però vabbè, ho messo la falla. Faccio quella cosa che molti mi hanno detto, è bella, Sara e tutto il resto. Ho messo questa perché ho anche la tiara, però con i capelli mossi è un casino. Arriva anche perché purtroppo l'ho messa in alto in una mensola e devo cercare di toglierla. Comunque per ora porterò le rose, poi magari alternerò con la tiara. Comunque devo ancora lavarmi la faccia, infatti proprio mattina sto cercando di fare un po' di video, perché sennò mi trovo solo con video shopping e per fare video shopping non è carino. Ah, questo è un video tag che praticamente mi ha taggato Laura Gioia, che vi lascio poi sotto il suo canale, che ha preso, diciamo, questo video da un altro ragazzo stavolta che si chiama Mirko, che io saluto in caso mai vedesse il mio video. Comunque grazie Laura per il tag. Ce la potrò fare il video, ho scelto il giorno giusto. Dopo da me a Torino ho fatto caldo, freddo, freddo, caldo, e quindi ovviamente la parte che mi prende sempre è la gola. Quindi scusatemi se non mi sentirete, ma cercherò di fare il possibile. Allora, questo tag praticamente non ha più che altro delle domande, semplicemente è un tag riferito ai profumi. Ovvero, ho chiesto a Laura chiedendole appunto come fare questo video, mi fa niente, di mostrare i profumi che si usano. Tipo lei ha mostrato anche, vi lascio appunto il suo link sotto del canale con anche il suo video. Poi, prima di iniziare il video, taggo già chi voglio taggare, così se vi fa piacere lo farete. Vi spiego, potete solo far vedere i profumi che usate quotidianamente, potete anche far vedere non per forza solo i profumi, ma anche spiegare il perché usate quel profumo, posso fare un altro, se avete profumi giornalieri o profumi anche per le occasioni speciali, o se usate magari posto i profumi altro, insomma, tipo lavoro, faccio vedere anche delle creme, eccetera, eccetera. E visto che io non avrò tantissimo, cerco di fare quello che posso. Comunque, taggo la gemella Betta, che spero che lo potrà fare in ASMR se riuscirà, se no pazienza. E taggo la Steffi, che mi farebbe piacere sapere se usa, quali profumi usa, ma anche non solo profumi, cioè nel senso qualsiasi cosa che usate che dia una profumazione alla vostra pelle, nel senso che io avrei potuto tirare fuori 500 prodotti per i capelli, ma ho evitato, se no sembra più una hair care che ha a che fare con i profumi, quindi tralascio le cose, i prodotti per i capelli. Però comunque, se volete partecipare, taggo anche gli uomini, perché sinceramente si concentra questo tag solo sui profumi da donna. So che magari alcuni uomini magari non usano profumi o ne usano pochi, però se qualcuno volesse partecipare facendo vedere i profumi dopo barba o qualsiasi cosa che usa, potete partecipare. Non taggo nessuno in particolare, così non mi odierete, però siete liberi, se volete farlo potete farlo. Ovviamente potete appunto taggare la persona che vi ha taggato e parlare se usate o meno i profumi, per se li usate, perché se non li usate perché. Boh, partiamo con il video, sono usciti 30 anni. Allora, ultimamente ho usato questo profumo che infatti è finito. Ve lo mostro vuoto purtroppo, perché tra l'altro poi io li riutilizzo, questi fantastici affari. Dovrebbero essere dei profumi da borsetta, però io li uso normalmente in stanza. Quindi, adesso poi diciamo che purtroppo per via della mascherina non avevo idea di cosa sapesse. Doveva essere Ribes e Cocco. Sapeva più di Ribes che di Cocco. Non era cattivo, però lo usavo come profumo più da tutti i giorni. Lo spruzzavo anche per la stanza, a dire il vero, che come per l'ambiente, perché non era dolce, ma il giusto, nel senso che io sono molto da profumi agrumati, però anche molto fioriti, quindi sia fruttati, fioriti, molto, non troppo dolce ovviamente, però quel dolce agrumato, non so spiegarvelo, comunque sono molto variopinta. Comunque, è un'acqua profumata che ho tra l'altro preso da, se vi può interessare, penso da Lila Pois. Costava poco, per quello sono molto povera io. Non è che sono povera, che volevo un profumo così da usare tutti i giorni, perché io alterno i profumi. E niente, appunto, sta di Ribes e Cocco e l'ho finito. Mi è rimasto forse una skin, ma manca una goccia. Comunque io questi qua li riutilizzo perché appunto poi li svito, li sciacquo e ci metto dentro il disinfettante. Per poi passare tipo le scarpe, la borsa, quando torno dal pullman in giro, quindi ho un altro che è pieno di alcol. Però vabbè, li riutilizzo, in estate li riutilizzo anche con dentro il tea tree e l'acqua, o per creare tipo una specie di sorta di
Se fossimo in estate vi farei vedere solo appunto prodotti per l'antizanzare, per me che siamo in inverno. Farò questo video tag anche in estate, così vi divertirete veramente a vedere cosa uso in estate come profumi. In inverno mi diverto perché posso usare il profumo, io d'estate non posso usare il profumo, solo le zanzare mi attaccano, quindi devo ricoprire il mio corpo di autan e di tea tree che poi ve lo mostrerò. Questo qua ho pagato sui 3€, 2,99€ comunque, che adesso è finito, poi magari lo riprenderò, non lo so. Altro profumo appunto, non è un profumo ma una profumazione, questo qua io lo uso davvero dappertutto, che è quello che dicevo prima, che è il tea tree. Se è estate d'inverno io uso questo, non so se si vede. Oh, non so un cazzo. Comunque si chiama tea tree, praticamente sa di menta, forte, molto forte. Lo uso praticamente per tutto, sopra ho, là sopra non si vede. Ho praticamente un diffusore per ambienti, ci metto un po' di gocce dentro con l'acqua e lo uso anche aperto come diffusore. Lo uso anche a volte prima di andare a dormire, tipo nel collo, quando magari ho un raffreddore. A volte basta adesso con questo qua mezzo vuoto, ne ho tre boccette sparse, tipo. Essendo un olio, rimane proprio in olio. Faccio così e lo passo anche sui brufoli, poi dopo mi sciacquerò la faccia ovviamente. Ha un odore fortissimo che il mio ragazzo odia da morire, quando dico il tea tree lo chiama tritolo. Si passa anche anche per curare i brufoli, lo uso perché il profumo mi piace, poi per andare a dormire mi sappa il naso, tipo amo di Vicks. Ovviamente è in estate quando lo metto un po', non è massimo, adesso che sono in inverno lo uso solo per casa, poi tipo mi lavo, mi sciacquo, lo uso più che altro per l'ambiente, queste cose qua, e ho quando vado a dormire. Quando ho avuto l'influenza e sono stata malissimo, usavo questo e il Vicks e basta. Questo già costicchia di più, dipende da dove lo comprate. Può variare dai 6 fino ai 4 euro, però mi ci trovo bene. Vi dico anche i prezzi se volete saperli. Esiste anche la versione molto più grossa, che mi ci trovo bene, e esiste anche la crema, però non mi piace, preferisco l'olio io. Andiamo avanti, questo qua è quello che sto usando adesso ultimamente di più. La boccetta è molto carina, l'ho preso al mercato, sono onesta, è un'imitazione di non so quale profumo, mi ricorda molto tra Miss Dior Cherie e Flora by Gucci, un miscuglio del genere. Diciamo che ha più alcol che profuma, quindi non dura tantissimo ovviamente, però come vedete lo sto usando. Non uso un quintale di profumo, anche perché è molto forte. Però mi piace perché è molto sa di fiori. Non so cosa so di schio, io sono più da mettere profumi diversi, tipo quello magari per pudore tutti i giorni, che adesso è diventato questo, che uso quasi per tutti i giorni. Ovviamente lo associo a questo perché è importante, ragazzi, usare il deodorante. Nessuno lo dice, ma il deodorante bisogna mettertelo. Quindi io uso il deodorante che mi trovo benissimo. Questo qua è una terra solo estivo. Questo lo fanno tutto l'anno. Che sarebbe della Lanto Roberts, alto là il sudore. Lanto Roberts, che è fresco zero sali, con praticamente tè verde e lime. A me piace tantissimo perché non mi fa puzzare. E anche se io penso di puzzare. E tra l'altro mi piace moltissimo perché praticamente non mi macchia le maglie. Se sudo praticamente perché è fatto a gel, così con la pallina, perché quello liquido mi fa schifo, ma quello a gas non serve a nulla, e quindi questo mi trovo benissimo perché normalmente usavo solo quello col tappino bianco. Ci sono due tipi, non prendete quello senza alcol perché puzza, puzzate poi. Se non avete mai puzzato, con quello puzzate sicuramente. Questo lo trovo benissimo, peccato che quando faccio la ceretta non usatelo, infatti uso poi questo. Perché se non mi vanno a fuoco le ascelle. Comunque, a parte il deodorante che lo metto sempre, metto poi questo qua prima di uscire. O lo spruzzo nelle sciarpe. Questo lo uso per tutti i giorni, ma perché l'altro mi è finito. Questo l'ho pagato sui 5 euro, appunto. Però è veramente buono. Non è cattivo. Laura voleva che lo facessi in ASMR, mi dice Laura. Purtroppo, no, tipo, forse per mangiare il profumo, ragazzi. Perché ho aperto la finestra. Mi è andata contro non contro vento. Vabbè, ora la bocca profumata. Comunque è buono, c'è scritto Chanson de Rose con un simbolo di Parigi. Non so se lo vedete. Comunque è molto buono, è delicato, mi trovo bene, diciamo, per il prezzo che ha mi trovo bene. Lo uso tutti i giorni e diciamo che nelle cose in particolare userei quelli di marca, ma non avendoceli vado di campioncini. Cioè quando vado a comprare, a fare regali, mi sono riempita di campioncini. Praticamente ho il mini size, questo qua, che è molto molto invernale, non lo uso quasi mai, che
che è questo qua, che l'ho fatto vedere anche in un altro video, si chiama Bouquet d'Oro, posso farlo vedere nei regali di Natale. L'odore non mi fa impazzire, infatti lo uso forse ogni tanto. È proprio un profumo per l'ambiente. Sì, infatti non mi fa impazzire, sa più di Golden Bouquet. Note di fiori d'arancio, eliotropo, geggiolo, fava, vaniglia ambra, vedete, è troppo, per me è troppo dolce, di vaniglia. Cioè, non è malvagio, però è molto invernale, sa, molto di... Non so. Insomma, ogni tanto lo uso, non è malvagio, però un po' mi... Non so. C'erano quei profumi che mi stancano molto. Questo non ogni tanto va bene, ma non troppo. Infatti è ancora pieno. È una mini size, può essere messo anche nella borsetta, tipo... io alcuni magari tengo in borsa anche campioncini, così quando sono in giro a volte me li spruzzo, eccetera. Campioncini ne ho diversi tipi, ho. Mi è andato questo qua che lo sto usando. Sì, voi dite che sarà avanti con i campioncini, ho dato dei campioncini. Perché sono quelli di marca, ne ho tantissimi, adesso vi faccio vedere solo quelli che tengo normalmente qua nella mensola, poi ce ne ho tantissimi sparsi in borsa dappertutto. Questo è Givenchy, che è abbastanza buono, non lo spruzzo perché c'è già poco. Questo me l'hanno creato in profumeria, che sta finendo anche, che è quello mio preferito ed è Alien. E poi c'è invece Alien. Ah no, scusatemi, questo qua forse non è Alien del colore. Ho l'altro Alien che me l'hanno creato che è in bagno. Questo qua, se non sbaglio, è la giocabana l'imperatrice. Lo dico subito l'odore. No, nemmeno. Non è Miss. Dovrebbe essere qualcos'altro allora. Non so, è un profumo misterioso perché ho tre boccette così. Però non hanno la profumazione. Però è molto buono. Non so cosa sia. Comunque, questo qua c'è Alien e poi ho altre due o tre boccette così che sono un'altra di Alien, una di Miss Dioscari e una di Dolce Gabbana l'Imperatrice, che uso appunto per diciamo quando esco magari per andare a mangiare fuori, queste cose qua. Tipo ieri ho usato questo Givenchy, che mi piace più quello da uomo, Givenchy in fond gentilmente, però non c'è la campioncina, se no me li dovevano fare ogni volta le etichette si staccano e poi Sara va in giro con i profumi che non sa cosa sono. Però sono tutti buoni, quello sì. Mi piacciono anche i profumi da uomo, moltissimo, mi piacciono. Boh, finita qua la mia ricerca di profumi. Diciamo che per le occasioni importanti, secondo me un buon profumo di marca ci sta. Una volta li avevo di più, adesso li sto usando un po' meno, perché essendo che non uso quantità industriali di profumo, mi trovo bene anche con i campioncini, anche se mi piacerebbe avere magari un profumo di marca, però mi arrangio. Anche perché, ripeto, lo uso solo per metano, l'altra parte del metano mi riempio di citronella. Quindi mi va bene così. Queste sono tutte le mie profumazioni che adesso metterò a posto. Dopo che avrò, ho impuzzolenti tutta la stanza di profumi. Lo uso. Io no, ho una curiosità, una cosa. Io prima di andare a dormire mi spruzzo un po' di profumo. È una cosa che ho visto che una youtuber mi ha fatto anche questa domanda. Ha chiesto, diciamo, ai suoi iscritti. Sì, io ho questa abitudine di spruzzarmi i profumi e andare a dormire. Perché mi. È come se mi sentissi profumata e tutto. Mi piace veramente tanto. Non molto, ne metto un po', giusto? Di solito metto, ho questo qua, ho appunto questo, giusto perché mi prende, mi rilassa, beh, si è profumata anche quando vado a dormire. Non uno troppo asfissiante perché ovviamente non spreco i profumi. E tra l'altro molti profumi li spruzzo nella sciarpa d'inverno perché durano di più. E a volte ho l'abitudine di spruzzarmi il profumo anche sui capelli, ma non questi, uso lo spray apposta. Per quello non ve l'ho fatti vedere, se lo vedete troppo lungo questo video. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto, è durato anche più troppo. Lascio sotto le persone che verranno taggate e anche chi mi ha taggato a mia volta. Grazie, Laura, per il tag. Spero che questo video ti piaccia come l'ho realizzato. Purtroppo in assemblea non ho potuto perché ne ho davvero tantissimi in programma perché sono tutti i miei vecchi ASMR del canale Sara ASMR che li sto rieditando, quindi ne ho una valanga da rifare, nel senso che li sto tagliando, li sto sistemando, rifacendo le copertine, tag, descrizioni, titoli. Quindi ne ho un bel po' per un bel po' di tempo, forse per un paio di mesi sono a posto. Quindi però comunque qualche video ASMR nuovo lo farò magari più avanti. Vi saluto, mi raccomando. Fatemi sapere voi che profumi utilizzate, se li usate e se vi fa piacere fate questo tag. È comunque libero.